chiudi il suo santo nome e diventiamo suoi discepoli decisi, ascoltando e realizzando la sua parola, con scelte quotidiane convinte che coinvolgono la totalità del nostro essere. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, i miei fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. O Padre che ci chiami a celebrare i tuoi santi misteri, sostieni la nostra libertà con la forza e la dolcezza del tuo amore, perché non venga meno la nostra fedeltà a Cristo nel generoso servizio dei fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Qui esigenze sovrastano qualsiasi esigenza umana.
Seguiamo Gesù, sentendoci chiamati in prima persona, e non voltiamoci indietro, ma risoluti ripetiamo: sei tu, Signore, l'unico mio bene. Dal primo libro dei Re. In quei giorni il Signore disse a Elia: ungerai Eliseo, figlio di Safat, di Abel-Megolà, come profeta al tuo posto. Partito di lì, Elia trovò Eliseo, figlio di Safat. Costui arava con 12 paia di buoi davanti a sé, mentre egli stesso guidava il 12esimo. Elia, passandogli vicino, gli gettò addosso il suo mantello. Quello lasciò i buoi e corse dietro a Elia, dicendogli: andrò a baciare mio padre e mia madre, poi ti seguirò. Elia disse: va e torna, perché sai che cosa ho fatto per te. Allontanatosi da lui, Eliseo prese un paio di buoi e li uccise. Con la legna del giogo dei buoi fece cuocere la carne e la diede al popolo perché la mangiasse. Quindi si alzò e seguì Elia, entrando al suo servizio. Parola di Dio. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu. Il Signore è mia parte di eredità e di camice. Nelle tue mani è la mia vita. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Sei tu, Signore, l'unico mio bene. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, Cristo ci ha liberati per la libertà. State dunque salvi e non lasciate imporre di nuovo il giogo della schiavitù. Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne. Mediante l'amore siete invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la legge, infatti, trova la sua bellezza in un solo precetto: amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete e vi dividete e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri. Vi dico dunque: camminate secondo lo Spirito e non sarete portati a soddisfare il desiderio della carne. La carne infatti ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito ha
siete sotto la legge. Parola di Dio. E Gesù dal capitolo 4 ha viaggiato per tutta la Galilea,
facendo segni che segnalano che lui è il rivelatore della misericordia di Dio. Sì, Gesù è colui che ha rivelato non un Dio dal volto feroce, non il Dio giudice, ma il Dio che ha mandato il proprio Figlio, che è la sua stessa misericordia, il suo stesso cuore. Abbiamo celebrato proprio venerdì la festa del Sacro Cuore di Gesù. E il cuore della Bibbia indica quello stile di vita da parte di Dio che è contro la violenza, che è a favore dell'amore, di quel perdono che c'è Dio. E allora Luca dal versetto 51 in poi descrive il grande viaggio che Gesù fa verso Gerusalemme. È lui che decide. Notate che dietro questo viaggio, in realtà, il verbo che c'è sotto segnala, polemoma in greco, indica il camminare. Perché la vita cristiana usa la metafora della via, del cammino. Chi non cammina verso Gerusalemme a favore di Gesù, dietro Gesù, nello stesso stile di vita di Gesù, non può capire la fede cristiana. Ecco perché Luca sottolinea continuamente il camminare, la via, la strada. Non dimenticate che i cristiani furono chiamati all'inizio quelli della via, perché la via per noi è Gesù. Luca l'ha imparato dal grande Paolo, la lettera ai Romani, capitolo 5. Cristo è templos agogen tuteru, è l'accesso a Dio, è la porta d'ingresso, quella porta che noi come simbolo usiamo durante i giubilei, quelle porte della Chiesa che voi ogni domenica, ma anche ogni giorno, trovate aperte, perché indicano che il cuore di Dio è sempre disponibile a dialogare con tutti noi. E allora questa pagina comincia a delineare chi è veramente il discepolo e la discepola. Sono i giorni in cui devono essere portati a compimento non solo il viaggio verso Gerusalemme, ma a Gerusalemme si compirà il mistero pasquale. Ecco perché Luca dice, nell'espressione greca ritradotta in italiano, indurì il suo volto. Ecco la prima indicazione. Un'espressione significa per indicare la ferma decisione, come traduce il testo in italiano. Quindi il cristiano è un uomo che prende una ferma decisione, che fa discernimento sulla propria vita, sapendo che quella decisione è determinante per la propria vita. E poi fino ad arrivare a Gerusalemme, dove Gesù ascende, analentosis, l'ascensione che indica il cambiamento della presenza, non più storica, non più visibile, ma sacramentale. È quella che viviamo noi. Presenza della parola, presenza dell'Eucaristia, presenza della comunità, presenza dei poveri e della solidarietà della sua Chiesa. E quando si incamminano, ancora una volta registriamo una reazione negativa. Oggi sono i samaritani, potremmo essere tutti quanti noi. I samaritani rifiutano Gesù perché va a Gerusalemme. I samaritani, gli abitanti di questa regione centrale, sono in continua opposizione con i giudei, hanno un altro tempio, riconoscono solo i 5 libri del Pentateuco, rinfacciano ai sacerdoti di Gerusalemme la corruzione e l'attaccamento al denaro. Insomma, c'è un odio vicendevole enorme. Gesù cade tra questo odio per motivi religiosi, per motivi anche nazionalistici di questi due popoli. I samaritani erano un popolo bastardo, erano ebrei poi che si erano uniti a tante popolazioni arrivate dall'Oriente. Per cui Gesù ancora una volta registra l'opposizione. C'è un'opposizione a Cristo, come c'è un'opposizione ai cristiani. Noi stiamo vivendo un momento storico, cari amiche e cari amici, dove registriamo un martirio continuo dei cristiani. Nemmeno al tempo di Diocleziano e di Nerone abbiamo avuto tanti martiri per la fede cristiana. Ma che volete? La televisione, i mass media non ci dicono tutte queste cose, le registriamo noi all'interno. Uomini e donne consacrati e sposati che per la fede in Cristo danno la propria vita. E notate che gli stessi discepoli di Gesù, davanti alla violenza, hanno la tentazione di ricorrere alla violenza. Avete sentito Giacomo e Giovanni, che pure fanno parte non solo dei 12, ma dei 3 più intimi di Gesù,
insieme a Pietro, a Kefas. Signore, voi che diciamo che scenda un fuoco, notate la violenza di questi due giovani, ora giovani, che vengono chiamati Boanerges, un po' più avanti, proprio nei Vangeli di Marco, i figli del tuono, un caratteraccio terribile, sono diventati santi dopo. Guardate che ci rappresentano, ognuno di noi ha questa violenza davanti alla violenza, ma la violenza genera solo male. Ecco perché Gesù si volta e li rimprovera e si mette nel cammino. E poi il testo di oggi registra tre perle meravigliose, tre detti sulla sequela. Chi è il cristiano? Chi è il vero discepolo? Ce lo dicono queste tre piccole perline. Mentre stanno per la via, notate, Luca registra continuamente, mentre stanno camminando, sempre lo stesso verbo, volevo mai, un tale gli dice: Signore, io ti seguirò dovunque tu vada. Vi faccio notare che le tre perline cominciano sempre con un desiderio, ma che il testo di Luca mette in evidenza non quello che faranno queste persone, non lo sappiamo, ma non importa, importa ciò che risponde Gesù, perché lui indica uno stile di vita. Ti seguirò ovunque tu vada. Pure Pietro aveva detto, abbiamo commentato ieri, Signore, se gli altri ti tradiranno, io, come? In greco si usa una doppia negazione, giammai io lo farò. Sapete bene che Pietro è il primo a tradire, e tradirà anche Giù, ma il Signore lo consolerà, il suo perdono. Ebbene, che cosa dice Gesù? Guarda che anche gli animali, le volpi hanno le tane, gli uccelli il nido, cioè anche gli animali hanno un luogo dove dimorare, hanno la possibilità di riposare. Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo, un'espressione che indica un'urgenza. Lui deve camminare, deve compiere il mistero pasquale. Perché la Pasqua, fratelli miei, il credere nella risurrezione è l'anima, è il centro della nostra fede. Chi non crede nella risurrezione non capisce la fede cristiana, è la risurrezione che ci motiva. E il figlio dell'uomo non ha pace fino a quando non celebrerà la Pasqua a Gerusalemme. A un altro è proprio Gesù che lo chiama, seguimi. E davanti a questo ordine, notate, costui dice, fammi prima andare a seppellire mio padre. Nella prima lettura, che la Chiesa sceglie come pendano, come confronto, il profeta Elia congela l'Eliseo, mettendogli il mantello addosso, indica che lo chiama. Ebbene, Eliseo può andare a casa, uccidere due buoi, fare festa con i più poveri e poi seguire il maestro Elia. Invece con Gesù c'è una urgenza enorme. Nulla davanti a lui può resistere. In termini teologici noi diciamo che la scelta di Cristo è trasversale. Luca l'ha imparata da Paolo. Non c'è uomo, non c'è donna. Non c'è ricco, non c'è povero. Non c'è uomo saggio, non c'è uomo stolto. La scelta di Cristo taglia trasversalmente tutte le differenze create dagli uomini, tutte le caste che gli uomini ancora oggi vogliono fare. Nella comunità cristiana c'è un pareggio, direbbe l'Apostolo Pietro, dove tutti siamo fratelli perché figli dello stesso padre. Anche il dovere sacrosanto di seppellire un padre davanti all'urgenza del regno non regge. Lascia che i morti seppelliscano i morti. Notate queste frasi estremamente forti, non sono dure, sono nette, fanno parte di quella parresia, di quella franchezza del Vangelo, quasi a dire niente può stare davanti alla scelta di Cristo. Tu va e annuncia il regno di Dio, proclama il regno di Dio. Nella terza perlina c'è una terza persona senza nome, il quale dichiara che ancora lui vuole seguire, però vuole prima andarsi a congedare. E Gesù usa un'espressione che chi ha confidenza con la terra lo sa, chi mette mano all'aratro e si volge indietro. Gli aratri di una volta, da bambino io lo facevo con mio papà, avevano dei pesi, anzi ci si sedeva sopra l'asse orizzontale per fare in modo che il dente vada nel terreno, e bisogna tenere dritto l'aratro, perché se ti volgi fai mancare il peso e dunque il solco viene non più diritto e non viene profondo. Che vuol dire questo? Una ferma
decisione nelle cose che facciamo. Qui Luca, sono convinto, l'abbia imparato dal suo maestro. Se leggete il capitolo 6 della seconda lettera a Corinzi, Paolo usa una metafora che è veramente bellissima. Usate le armi a destra e a sinistra, ovviamente una metafora militare, perché era un po' la metafora dell'epoca. Oggi potremmo dire: usa gli attrezzi adatti. Vai a zappare, portati la zappa. Devi insegnare, hai bisogno dei libri. Devi andare a mare, portati un cappello in testa. Esempi stupidi se volete, ma per dirvi che il cristiano è un uomo attrezzato. È un uomo che sa fare bene le cose. Le scelte vanno corredate dai mezzi opportuni. Quali sono i mezzi che Dio ci dà? Ci dà lo stile di vita. La condivisione della sua vita, ci dà questa parola, ci dà i sacramenti. Ecco perché Paolo, nella seconda lettura, ricorda i Galati che egli ha definito stolti, afronoi, senza cervello. Voi siete senza cervello, perché dopo aver conosciuto il Cristo e aver sentito la bellezza della libertà cristiana, voi tornate indietro. In che senso tornavano indietro i Galati? Tornavano a fare i vecchi riti ebraici, i sacrifici. Il rischio è anche per noi che invece di procedere nella fede torniamo indietro nei devozionismi. C'è gente che davanti alle statue bacia, passa davanti al Santissimo, non si ferma, passa davanti alla presenza di Cristo nella parola, non la percepisce. Noi torniamo indietro verso la religione, noi invece abbiamo una fede e dobbiamo essere liberi, perché la libertà, dice Paolo, non è fare ciò che voglio, ma ciò che devo. Scelgo ciò che devo, perché la vita, come ci ha insegnato l'ultimo sinodo, è fatta di discernimento. Una parola che in greco viene da due verbi, diatrino e dokimazo, che indicano la valutazione delle cose. Noi anche a tavola dobbiamo saper scegliere. Siamo in estate, c'è gente che si parte dall'antipasto e finisce col dolce. L'estate, quando fa caldo, bisogna mangiare leggeri, poco condimento, mai mangiare troppo tardi la sera, muoversi un po' di più. Pensate, già a livello materiale, ogni giorno noi dobbiamo fare delle scelte. Quanti di noi lo fanno? A livello psicologico, a livello comunitario, a livello spirituale. La vita cristiana, fratelli e sorelle, è fatta di discernimento, di valutazione, perché la fede cristiana ci porta all'equilibrio di una umanità è sempre una conquista e mai un punto di partenza. E oggi capita con questo Vangelo così radicale, caro Francesco e cara Patrizia, che voi vi siete presentati nella casa del Signore insieme ai vostri figli per rinnovare 30 anni di fedeltà. E voi sapete bene che nel matrimonio le emozioni all'inizio servono, perché poi tutti gli uomini e le donne, Francesco e Patrizia, sono più o meno qua, una bionda, una scura, il trucco è sempre quello. Ma che cosa fa la differenza di un uomo e di una donna? È ciò che ha dentro. Vedevo ieri due anziani che passeggiavano sulla piazzetta tenendosi per mano. Vedete che alla fine ciò che conta è quell'amore forte che, passando gli anni, per voi che siete sposati, per noi che siamo consacrati, è un amore radicale. Abbiamo messo mano a quella ladra. La fedeltà non indica, come nella logica del mondo, il non tradire. La fedeltà significa amare ciò che si sceglie. Gli uomini in genere scelgono ciò che amano, è tutta un'altra cosa. Noi dobbiamo amare ciò che abbiamo scelto, significa coerenza di vita, perseveranza. È quello che vogliamo augurare a voi due, ai vostri figli, alle coppie qui presenti, perché la fede cristiana è umanizzante, la fede cristiana è liberante, perché la povertà di Cristo è la vera ricchezza degli uomini. E soprattutto nel padre qui, lo dobbiamo dire ad altri. È un'isola, diceva ieri sera il sindaco, salutando il nostro Don Carmine, che era festeggiato 50 anni di sacerdozio. È un'isola Carmine ricca, ma al tempo stesso è povera. E avrei usato un altro vocabolo, misera, perché la troppa ricchezza chiude gli occhi. Provate a mettervi 2 centesimi sugli occhi. Due centesimi. Gli occhi non vedono più nulla. Ricordatevi che tutto è funzionale. Ma quando una stessa persona diventa totalizzante nella nostra vita, noi non siamo più liberi. Ognuno di noi è sempre un mezzo che vive.
del Signore. E prima di fare la professione di fede, io invito Patrizia e Francesco con i figli a venire davanti all'altare. Carissimi Patrizia e Francesco, ricorrendo il 30° anniversario del giorno in cui, mediante il sacramento del matrimonio, voi congiungeste le vostre vite in un vincolo indissolubile, siete venuti oggi nella casa del Signore e nel giorno della domenica per rinnovare gli impegni solennemente sanciti davanti all'altare. Perché la grazia divina vi confermi nel santo proposito, rivolgete a Dio il vostro ringraziamento e la vostra solidarietà. Benedetto sei tu, o Padre, la tua presenza, Cristo Patrizia, come noi. Dio vi custodisca in tutti i giorni della vostra vita, sia vostro aiuto nella prosperità, conforto nel dolore e colmi la vostra casa delle sue benedizioni. Per Cristo nostro Signore. Avete visto che Francesco ha fatto fatica a leggere perché hanno in condivisione solo un paio di occhiali. Questo la dice tutta, sperando che sia una condivisione la comune del tempo. È un indice anche di questo. E ora benediciamo gli anelli che voi portate al dito. Accresci e santifica, o Padre, la comunione di amore in questi sposi, Patrizia e Francesco, che ricordano davanti a te il giorno santo in cui si scambiarono l'anello in segno di fedeltà. Fa che sperimentino sempre più la grazia del sacramento nuziale. Per Cristo nostro Signore. E ora ci alziamo in piedi e facciamo la professione di fede. Credo in nessuno di noi. In tutte le cose visibili e invisibili, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, è sceso dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è il Signore e dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Invochiamo Dio Padre Onnipotente, che nell'amore fedele delle famiglie e dei cristiani manifesta sempre i prodigi della storia della salvezza. Preghiamolo per ognuno e per tutti, dicendo: Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. La Chiesa faccia sue le caratteristiche della sequela di Gesù,
senza voltarsi indietro, incondizionatamente, e rispondendo con amore ad ogni tipo di resistenza. Preghiamo. Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. La non accoglienza di Gesù ci fa riflettere e ci spinge oggi ad aprire le braccia a coloro che fuggono dalla fame e dalla guerra e ad accoglierli. Quindi con spirito di fratellanza, preghiamo. Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. Anche se spesso le parole di Gesù ci sembrano ostiche, perché ci spingono verso strade che non sono del nostro fare comune, lasciamoci convincere con piena fiducia in cui seguiamolo. Preghiamo. Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. La comunità sappia impegnarsi nel seguire Gesù con atti di amore verso il prossimo, liberandosi da tutti gli impedimenti umani che ne ostacolano la realizzazione. Preghiamo. Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. Viviamo ancora oggi la gioia per il 50° anniversario di sacerdozio di Don Carmine, nostro parroco che con fermezza, dedizione e grande spirito di servizio esplicita il suo mandato in mezzo a noi ormai da anni. Il Signore ha voluto che questa occasione capitasse proprio quando si trova nella nostra parrocchia di Capri, il che ci fa onore e ci rende felici. La sua fede ferma e determinata, ma anche al passo dei tempi, è per tutti noi una guida e uno sprone a seguire il Vangelo, sempre nel modo voluto da Gesù. Preghiamo. Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. Nella giornata mondiale della carità del Papa, preghiamo perché i nostri cuori si aprano alla generosità, per dare modo al Papa Francesco, che tanto ama i poveri, di colmare i vuoti materiali che ci sono spesso ignorati dalla società. Preghiamo. Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. In questa celebrazione preghiamo per il fratello Ermanno. Preghiamo. Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. Tu che sei piena e perfetta unità di vita e comunione di amore con il Figlio e lo Spirito Santo, accresci in questi sposi, Patrizio e Francesco, e in tutti gli sposi, la grazia del sacramento, e ravvive in loro la novità perenne dell'amore. Preghiamo. Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. Mentre raccoglieremo nell'offertorio, le offerte oggi sono tutte per la carità del Papa, vorremmo anche offrire una preghiera particolare al Signore. In Italia stiamo vivendo giorni di continue querelle, schermaglie. Non si fa così la politica. La politica è dialogo, è concertazione, e cercare il bene comune. Noi cristiani aborriamo queste dispute che sono lotte di classi ideologiche. Noi vorremmo il bene delle persone. I politici devono imparare a dialogare, a cercare il bene delle persone, evitando di stare sempre in continua campagna elettorale. È veramente uno spettacolo obbrobrioso. Mentre manca il lavoro, i papà di famiglia perdono il lavoro, i giovani non riescono a inserirsi nel nostro. Una preghiera particolare perché tutti si sforzino di cercare l'unità, il bene di questo popolo e soprattutto di aprirsi ai più piccoli e più poveri e ai più deboli. Per questo preghiamo. Signore Dio nostro, confermaci nel tuo amore. O Padre, principio e fine di tutte le cose, in te il suo fondamento la comunità familiare. Ascolta con bontà la preghiera di questa famiglia e fa il suo esempio della famiglia di Nazaret, aderiamo con gioia alla tua volontà per lodarti senza fine nella beatitudine della tua casa, per Cristo nostro Signore. Canto numero 263, Servo per amore. Thank you.
Forse qualcuno curiosamente si sarà chiesto cosa gli avrà detto il sacerdote alla coppia che è venuta a fare l'offertorio. Gli ho detto quello che dovreste sapere tutti, no? Insieme alla vostra vita, perché quello è il vero offertorio, un po' di pane e un po' di vino con cui il Signore non ha che farsi, ma sono il segno di una vita che noi consideriamo. Per questo pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Padre Onnipotente, manda il tuo Spirito su questo pane e su questo vino, perché il tuo Figlio sia presente in mezzo a noi, con il suo corpo e il suo sangue. La vigilia della sua passione, mentre cenava con loro, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutto. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo presi il calice del vino e resi grazie con la preghiera di benedizione. Diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione, nell'attesa della tua venuta, nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della nostra riconciliazione, annunziamo, Padre, l'opera del tuo amore. Con la passione e la croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione il Cristo, tuo Figlio, e lo hai chiamato alla tua destra, Re immortale dei secoli e Signore dell'universo. Guarda, Padre Santo, questa offerta. È Cristo che si dona con il suo corpo e il suo sangue, e con il suo sacrificio apre a noi il cammino verso di te. Dio Padre di misericordia, donaci lo spirito dell'amore, lo spirito del tuo Figlio. Fortifica il tuo popolo con il pane della vita
e il calice della salvezza. Rendici perfetti nella fede e nell'amore, in comunione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco, il Collegio Episcopale. Donaci occhi per vedere le necessità e le sofferenze dei fratelli. Infondi in noi la luce della tua parola per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che ci impegniamo lealmente al servizio dei poveri e dei sofferenti. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprono alla speranza di un mondo nuovo. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che sono morti nella pace del tuo Cristo, di tutte le vittime della violenza, i bambini mai nati, i morti di oggi, i nostri cari, e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine di questo pellegrinaggio, di giungere alla dimora eterna dove tu ci attendi. In comunione con la Beata Vergine Maria, con San Giuseppe suo castissimo sposo, con gli apostoli, i martiri, con San Pietro e San Paolo, con Francesco e Chiara d'Assisi e tutti i santi, noi innalziamo a te la nostra lode nel Cristo tuo Figlio e nostro Signore. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, possiamo dire: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Facci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debiti. Non ci dovrebbe tentazioni, ma di liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia noi vivremo sempre liberi da peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che è il tuo posto, io vi lascio la pace. Io do voi la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa. E donare noi te pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come figli della pace, scambiatevi un segno di riconciliazione. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo.
Gesù mosse decisamente verso Gerusalemme e incontro alla sua passione. Thank you.
Preghiamo. La Divina Eucaristia che abbiamo offerto e ricevuto, Signore, sia per noi principio di vita nuova, perché uniti a Te nell'amore, portiamo frutti che rimangano per sempre, per Cristo nostro Signore. Cari amici e amici, mentre facciamo gli auguri a Patrizia e Francesco e a tutte le coppie qui presenti, vorrei ricordarvi una legge della fisica. Voi sapete che in fisica la direzione Napoli-Reggio Calabria è una sola direzione. Il problema è quale verso. Se uno sbaglia il verso, va da una parte o dall'altra. Nell'amore la direzione tra lui e lei è sempre quella. Ma il verso qual è? L'amore dice verso l'altro, l'egoismo dice verso di me. Infatti nel Cantico dei Cantici la formula che indica l'amore si dice Dodili Vahani Lo, il mio diletto vive per me e io vivo per lui. Se tra noi cristiani non c'è l'unico segno dell'operazione che è per l'altro, non c'è un problema egoismo. Per cui davvero chiediamo al Signore la sua benedizione e che corregga il verso del nostro metterci verso gli altri. Il Signore sia con voi. Dio nostro Padre vi conservi uniti nell'amore. La pace di Cristo abiti in voi e rimanga sempre nelle vostre case. Abbiate benedizione, conforto degli amici e soprattutto vera pace con tutti. Siate nel mondo testimoni della carità del Cristo. Sappiate riconoscere Dio nei poveri e nei sofferenti, perché essi vi accolgano un giorno nella casa del Padre. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa e divina Eucaristia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente e Buono, Padre e Figlio e Spirito Santo. Col cuore in festa andate in pace e portate pace. Rendiamo grazie a Dio e alla Vergine Maria.